Nessun rancore nelle parole di Stefania, solo la cruda realtà di un rapporto durato tanto tempo e connotato da tante fasi. Sullo storico compagno aggiunge, è una carriera intensa, fatta di grandi successi e condita da una notorietà che ha valicato i confini nazionali. Stefania Sandrelli è una delle attrici italiane più amate del pubblico e una delle poche ad aver ottenuto riscontri anche all'estero. Nei prossimi giorni l'attrice sarà protagonista per l'ennesima volta al Festival del Cinema di Venezia, Kermesse, durante la quale presenterà in anteprima la sua ultima fatica, il film Acqua e Anice di Corrado Ceron. Stefania Sandrelli raggiunta dal settimanale, oggi proprio in occasione dell'importante evento. Stefania Sandrelli si è detta soddisfatta del lavoro svolto nell'ultima pellicola, ma ha anche annunciato che presto dirà addio al set. Una scelta che non le pesa da un punto di vista meramente personale, ma che comunque la spaventa. La mia vita professionale sta per finire. Se mi dispiace? Ma no, ho dato tanto, ho fatto tanto. Mi preoccupa solo che se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà. Stefania Sandrelli, la notizia che nessuno voleva sentire, finita con lo storico compagno? Il pubblico sicuramente accoglierà con un pizzico di dispiacere quella che sembra la dichiarazione che anticipa il ritiro dalle scene, ma tra le dichiarazioni della Sandrelli al settimanale, quella che spiazza tutti riguarda la sua vita sentimentale. L'attrice ha infatti rivelato di vivere un periodo di forte crisi con il compagno Giovanni Soldati. Lei e lo sceneggiatore sono sempre stati una coppia forte, capace di resistere nel tempo, ma pare che l'ultimo periodo, complice anche la malattia che ha fiaccato Soldati, abbia pesato molto su di loro. Parlando di questo complesso periodo personale, la Sandrelli ha detto: «Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto. Io non potevo non esserci. Non potevo. Forse ora è giusto farlo, giusto per me. Mi fa bene. Quando si è ammalato, eravamo da tempo stanchi l'uno dell'altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce. All'affetto. A una carezza punto, nessun rancore nelle parole di Stefania. Solo la cruda realtà di un rapporto durato tanto tempo e connotato da tante fasi. Sullo storico compagno aggiunge, è un uomo onesto. Non finge, mai. Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l'uomo della Sandrelli. Insomma, l'attrice fa capire che la crisi è iniziata dal desiderio di Giovanni di andare avanti, di costruire una nuova vita, e non nega che possa finire con un addio. Anche se con un pizzico di amarezza confessa, lasciarci è una cosa che forse farebbe meglio a Giovanni che a me. Io lo rivorrei con me, sempre, sempre. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.